Parliamo di navigatori satellitari, di GPS, però non utilizzati in ambito automobilistico, come ormai tutti più o meno sanno, ma parliamo di navigatori satellitari per lo sport, le attività outdoor, per il divertimento. E da qui nasce GPS Pro. GPS Pro vuole essere la risposta ai molti appassionati di attività sportive, di attività all'aperto, che vogliono avere delle risorse disponibili per i propri navigatori GPS. Ormai la tecnologia ne mette a disposizione di modelli estremamente comodi, prodotti da polso, peraltro, per cui comodissimi da utilizzare, che possono utilizzare dei contenuti che possono essere prelevati da internet, per cui un sito web di un ufficio turistico, di un'organizzazione sportiva, può rendere disponibili degli itinerari pronti per i navigatori GPS da polso. Ecco, da GPS Pro abbiamo dato vita poi a questa nuova iniziativa, che si chiama GPS Health, quindi GPS legato all'ambito della salute. Perché GPS Health? Beh, GPS Health perché tutti i prodotti, i navigatori GPS da polso incorporano nei modelli più attuali una fascia cardio. La fascia cardio serve per rilevare l'attività cardiaca e la frequenza cardiaca durante un'attività sportiva. Ecco, abbiamo visto che questi dati che possono essere estrapolati poi da questi dispositivi non sono poi solo la frequenza cardiaca, ma altri dati estremamente, estremamente interessanti. Vedi la quota alla quale si svolgeva l'esercizio fisico, l'intensità con la quale ho svolto quell'esercizio fisico, tutta una serie di informazioni che poi possono essere utili anche dal punto di vista medico. Quindi GPS Health di fatto è un sito web, è una piattaforma che mette in contatto l'atleta, gli atleti con i medici dello sport nella fattispecie, e attraverso il quale si crea quindi un contatto continuativo attraverso il medico e l'atleta. Tutto questo nasce da un esame che si chiama VO2 Max, che poi andremo a vedere. Questo esame serve per calcolare con estrema precisione la corretta soglia di allenamento, soglia intesa come frequenza cardiaca, la soglia ideale per il soggetto che andiamo a monitorare. L'analisi sportiva si basa su un test preliminare che si chiama test cardiopolmonare o test del VO2 Max. Il test cardiopolmonare è un esame che viene fatto per valutare qual è la capacità funzionale dell'atleta. Sfrutta la correlazione tra tre apparati che sono i polmoni, che sono il cuore e che sono i muscoli periferici. Dall'analisi dei dati derivanti da questi tre organi, noi otteniamo una serie di numeri e di informazioni che ci permettono di pianificare e di programmare un corretto allenamento. Allora, il test ci permette, attraverso la semplice analisi dei gas respirati e quindi ossigeno consumato e anidride carbonica prodotta, ci permette di capire qual è lo stato di allenamento di un soggetto, ma anche le eventuali patologie. Se abbiamo patologie a carico dell'apparato cardiaco, dell'apparato respiratorio o periferico. GPS Health offre due livelli di servizio, uno più semplice e uno più, diciamo, completo. E la differenza sostanziale fra questi due tipi di servizio è che uno è real time, cioè i dati che vengono rilevati durante l'attività fisica vengono trasmessi in diretta, in real time, a una postazione remota che può essere la postazione del nostro medico sportivo. Un'altra invece è non real time, cioè io vado a fare la mia attività fisica e i dati vengono registrati sul mio dispositivo e quando torno dalla mia uscita, quei dati possono essere utilizzati ed analizzati. Queste sono le due differenze sostanziali. Ecco, la soluzione A di cui parlavo, quindi quella non real time, si basa su dei dispositivi più o meno conosciuti dagli sportivi perché molto utilizzati. Sono dei dispositivi Garmin, azienda leader in quest'ambito, che hanno una fascia cardio molto semplice e hanno un dispositivo da polso, come questo che sto indossando adesso. Si va sempre più verso la semplificazione di questi dispositivi, l'immediatezza di utilizzo, tanto che per esempio quest'ultimo modello di dispositivo è touchscreen, funziona in maniera molto semplice, a tocco, quindi si possono cambiare le varie schermate sfiorando lo schermo con il dito ed ottenere le informazioni che ci interessano durante il nostro allenamento, durante la nostra uscita.
Naturalmente la frequenza cardiaca viene registrata la durata dell'allenamento, viene registrata la quota nella quale io mi sto allenando, il tempo di allenamento, le calorie consumate, su tutta una serie di informazioni che questo dispositivo registra istantaneamente durante il nostro allenamento. Parlando invece della soluzione più evoluta che stiamo presentando ora, è una realtà che è già stata utilizzata in ambito militare, è stata utilizzata nella Formula 1, quindi una tecnologia estremamente nuova nell'ambito degli sport aerobici, quali il fondo piuttosto che la corsa. È un dispositivo di telemetria che con una fascia leggermente più spessa di quella che abbiamo visto prima, quindi una cosa assolutamente per nulla invasiva, molto comoda da indossare. Una fascia di questo tipo qui fornisce in diretta, in real time, tutta una serie di informazioni aggiuntive rispetto a quelle che dicevamo poco fa, che sono estremamente interessanti. Perché questo dispositivo, attraverso un comunissimo smartphone, un telefono evoluto, che più o meno tutti utilizzano oggi, dà questo tipo di informazioni estremamente interessanti. Quindi dalla frequenza cardiaca sono espresse su una forma grafica, quindi piuttosto facilmente intellegibile, molto semplice, quindi la frequenza cardiaca, la frequenza del respiro, dà anche la mia postura, cioè la posizione in cui io, se sono in posizione eretta o se sono steso per terra. Attraverso un'indicazione, una simbologia grafica, nella fattispecie una freccina, è possibile vedere se sono in posizione eretta o in posizione stesa. Questi dati che vedete sono esattamente replicati sul computer del medico che mi sta seguendo in tempo reale, per cui lui vede esattamente quello che io vedo nel mio smartphone mentre mi sto allenando nel suo computer. La frequenza del respiro vede la temperatura della pelle. Quindi può vedere se per esempio sto correndo o mi sto allenando con la febbre, per ipotesi. E poi altri dati estremamente interessanti, vedere l'elettrocardiogramma, l'ECG, in diretta. Quindi un dispositivo peraltro molto adatto all'ambito dello sportivo, all'ambito sportivo dove un oggetto troppo ingombrante o invasivo potrebbe dare estremamente fastidio. Quindi questo può essere utilizzato in maniera estremamente comoda e agevole. Peraltro poi domani lo utilizzeremo durante l'adobbiaco cortina indossato da un atleta e quindi proprio che si potrà muovere liberamente con questa fascia e noi da remoto avremo la possibilità, un po' come avviene con la telemetria in Formula 1 per quello che riguarda appunto monitorare la situazione della meccanica della nostra vettura, allo stesso modo noi con questo dispositivo potremo monitorare a distanza e tutti questi dati clinici dell'atleta durante la manifestazione. Certo. Sì, adesso dovrebbe cominciare a diventare rossa. Esatto, è diventato rosso. Facciamo un attimo diventare Che vuoi fare? arancione. Continua a filmare. Non esageriamo. Vuoi che te lo alzi di più? Ma non posso fare. Dimmi quando vuoi che io inizi a spiegare. Iniziamo il test dopo la preparazione. Abbiamo preparato l'atleta con una maschera che permette quindi di captare il suo respiro alla bocca. E questa è una stima indiretta dei gas respiratori polmonari. Abbiamo collegato gli elettrodi per la traccia elettrocardiografica e il monitoraggio pressorio. Iniziamo con un protocollo a rampa, io adesso do l'avvio, così lui progressivamente inizierà a sentire la salita. Non avvertirà un cambio rapido di pendenza, ma sarà una salita graduale e continua. In questi due monitor vediamo l'analisi dell'elettrocardiogramma in contemporanea all'analisi respiratoria. I dati che più in questo caso ci interessano, noi dal suo respiro possiamo in realtà ottenere molte informazioni, ma nel campo della medicina dello sport quello che più ci interessa adesso è la valutazione del VO2 max, quindi abbiamo detto la massima potenza aerobica, e il calcolo della soglia anaerobica. Pronto? 15. Cioè fai riesci a fare qualcosa tutti i giorni? Sì. Ok. Questo grafico ci fa vedere il rapporto tra consumo di ossigeno e produzione di anidride carbonica.
e il tutto in rapporto al tempo. Vediamo come a inizio esercizio abbiamo un consumo d'ossigeno maggiore rispetto alla produzione di anidride carbonica. Via via che lo sforzo aumenta nel tempo, aumenta il carico e l'impegno lavorativo, la produzione di anidride carbonica aumenta sino a superare il consumo di ossigeno, e qui vediamo che le due curve si incrociano e l'andamento si inverte. In questo caso la curva rossa, che è l'anidride carbonica, è maggiore rispetto al consumo di ossigeno. Qui abbiamo già superato la soglia anaerobica, che sarà quindi esattamente precedente all'incrocio di queste due curve. La curva rossa, che è l'anidride carbonica, è maggiore rispetto al consumo di ossigeno. Qui abbiamo già superato la soglia anaerobica, che sarà quindi esattamente precedente all'incrocio di queste due curve. Aspetta, aspetta che devo essere pronta adesso. Eccoci qui con il risultato di questo test. Abbiamo fatto un VO2 al picco dell'esercizio, quindi un VO2 max di 54,2. Questo numero viene indicizzato, cioè viene rapportato al peso corporeo dell'individuo. In questo caso avevamo un peso di 83 kg per 188 cm e rapportato ai suoi chili lui ha avuto un consumo di ossigeno pari a 54,2 ml su chilo al minuto, pari al 163% di quello che i nostri dati avevano previsto per lui. I nostri dati ovviamente si basano su una media della popolazione, fatta sulla popolazione ovviamente normale, e quindi non sugli atleti. Un altro dato importante che qui vediamo in questa serie di numeri abbastanza complicata è i dati registrati al momento del raggiungimento della soglia anaerobica, aerobic threshold. Qui abbiamo un consumo di ossigeno pari a 43,8 alla soglia, con un carico pari a 251 watt e una frequenza cardiaca pari a 120 battiti al minuto. Ecco Carlo che si prepara, si sta vestendo. Ecco che prepara la fascia. Perfetto. Bagna un po' gli elettrodi, così da migliorare la conduttività. Carlo, girati un po'. Perfetto. Okay. Ecco che comincia a arrivarci la telemetria di Carlo. Adesso gli facciamo indossare il nostro smartphone. Quindi è pronto. Ecco Carlo con la sua telemetria indossata. Ecco le CG di Carlo, poco prima della partenza. Sì. Terzo Christian Zorzi, che anche oggi lo vediamo lì pronto per fissare un altro podio, magari il gradino più alto. Quanto Florian Kohsner è quinto. Ecco che allora vediamo il dato che si sta arrivando real time in tempo reale dal nostro atleta, da Carlo Brena, e volevo così chiedere al dottore
questa versione di telemetria così di tipo sportivo che stiamo impiegando, non so, confrontandola con la telemetria che loro utilizzano in ospedale, in reparto per i pazienti, può essere confrontabile il dato che gli arriva, che è realistico, come cosa ne pensa? Assolutamente sì, un dispositivo di questo tipo è esattamente sovrapponibile a quelli che abitualmente usiamo tutti i giorni in ospedale, offrendoci in ospedale, così come adesso, osservando uno sportivo che a diversi chilometri da qui sta correndo e sta facendo un intenso sforzo fisico, ci permette di monitorizzare i suoi parametri vitali principali. Primo fra tutto la frequenza cardiaca, la frequenza del respiro, è ancora più importante l'elettrocardiogramma. Questa è la grande innovazione di questo dispositivo che stiamo osservando in questo momento. Ci permette di vedere in tempo reale questi parametri fisiologici fondamentali. In questo momento l'atleta sta compiendo un intenso sforzo fisico, vedete la sua frequenza cardiaca 133 battiti al minuto, abbastanza elevata per uno sportivo che viaggia a riposo sui 40-42 battiti al minuto, e gli atti respiratori 46 atti respiratori al minuto, che sottende proprio, ci fa capire l'intensa attività fisica in questo momento. Desumo che la persona sia adesso in salita in un punto particolarmente intenso del percorso. Ecco, e volevo domandarle, dottore, mentre vedo questo ECG che ci arriva in diretta di Carlo, mi domando se così so che gli aspetti cardiologici, l'ischemia tipicamente, che so, l'infarto, sono delle cose molto difficili da prevedere, cioè un discorso predittivo estremamente difficile. Però le faccio una domanda così molto diretta anche per... E da questa traccia di questo ECG che lei vede, se per esempio Carlo dovesse andare in una situazione di potenziale rischio, lei la riesce in qualche modo a interpretarlo, a rilevarlo attraverso questa cosa? Sicuramente sì, un dispositivo di questo tipo, completo con tutti questi parametri vitali, ripeto, primo fra tutti l'elettrocardiogramma, la frequenza cardiaca, mi permette di monitorizzare in tempo reale l'attività cardiaca del soggetto, sia del soggetto sano sia del soggetto che sfortunatamente in passato ha avuto degli eventi cardiovascolari. Io in tempo reale osservo la frequenza cardiaca, l'elettrocardiogramma mi permette di evidenziare eventualmente la comparsa di aritmie, di extrasistoli, che sono appunto dei battiti extra, che possono avere anche un significato francamente patologico, vederne il numero, osservarne la frequenza, l'aspetto e la morfologia. Quindi assolutamente sì, un dispositivo di questo tipo mi prevede e mi permette di evidenziare anche situazioni potenzialmente a rischio proprio in diretta, in tempo reale. Ecco, volevo domandarle, forse un aspetto che penso possa essere interessante è il fatto di poter avere questi dati in un ambiente esterno, in un ambiente ostile come quello che lei, appunto, dei 12 gradi sotto zero, in una situazione di tensione durante una gara di questo tipo, e quindi forse può essere anche interessante questo, il fatto di poter avere questo dato, perché comunque una cosa è farlo, penso io, anche portarlo a 140 battiti o 150 battiti all'interno di un ambulatorio, piuttosto che a meno 12 gradi. Sì, la domanda è molto pertinente. Partiamo dallo sportivo tradizionale, presunto sano. Noi possiamo utilizzare un dispositivo di questo tipo per ottimizzare le sue performance, per garantirgli il miglior risultato, il miglior allenamento, garantendo la massima tutela e la massima prudenza nell'esercizio, sia in condizioni climatiche ordinarie, sia in condizioni climatiche un po' più estreme, tipo queste di oggi qua a Cortina d'Ampezzo. Ma ancora più interessante può essere e sarà sicuramente l'utilizzo di un dispositivo di questo tipo in quei soggetti da sempre sportivi che sfortunatamente hanno avuto magari anche un evento cardiovascolare nel loro passato, che intendono giustamente, come da noi suggerito, come da noi medici suggerito, proseguire l'attività fisica, un'attività fisica regolare. Vai Carlo, tutto a posto?
Com'è? Tutto bene, caro. La russa naturalizzata italiana Eugenia Piciugova con ben 8 vittorie, 6 secondi posti, 7 terzi posti. La stella zazzaglia scandinava Piciugova, Gina di Lausio, Bruno De Bertolis. Complimenti, complimenti, riprenderà anche ora dal comitato organizzatore il sindaco De Franceschi, il sindaco Fido Bocca e Alberto Bianco. E altra in forse prima in minuto, bravo De Bertolis. Bertolis e Morino Giacomelli, mentre fissiamo in 1:51:49. De Bertolis, Bruno Mirzichetti a zweiter Stelle, klassifizieren, also sein Bruder, zweiter in Corti. Complimenti, direi che i vari fastidi presenti. 50, sein Bruder, De Bertolis, Ivan, und an dritter Stelle Giacomelli Morino. 53-29, also un buon Sieg per le famiglie De Bertolis. L'attenzione ora chiaramente è di vedere quale sarà la prima concorrente rosa femminile che lui si gode una bella visione dall'alto dell'arrivo, quell'arrivo tanto sperato che 15 giorni fa, quando le telefonate dal comune arrivavano agli operatori, erano telefonate di dire fate non impossibile ma l'impossibile per garantire l'arrivo. Digi elettroniche non solo per il cronometraggio ma anche per un'altra novità che ci è data anche per quanto concerne l'aspetto medico della dottoressa Setsu dell'Istituto Codivilla Reparto Cardiologia, e andrò tra poco a svelarvi che cos'è questa novità. E nel frattempo nuovi elettronici, parliamo di GPS, computer eccetera, abbiamo un concorrente in gara che è Carlo Brena, grande giornalista e anche responsabile di Scifondo, che ha praticamente indossato sul suo corpo a livello proprio sottopelle, ha indossato diversi sensori. Ebbene, via telematica, via telemetria, questi sensori ci daranno il battito cardiaco, la pressione, la temperatura corporea, il movimento, addirittura se l'atleta si trova in spinta, cioè con la schiena abbassata, o in spinta di braccia dietro. Praticamente dei dati telemetrici tipo quelli che nella Formula 1 e noi in televisione possiamo vederli, vengono dati real time. Altra concorrente nel frattempo, la 200, accade in Formula 1 dove nei box possono tranquillamente sapere e la posizione della vettura, la pressione delle gomme, dell'olio eccetera. Ebbene, vedremo e lo faremo anche noi in diretta attraverso il supporto qui del signor Lo Monaco, di sentire in diretta Carlo Brena e di vedere, di fargli capire i dati telemetrici e corporei. Ci senti, Carlo? Ok, ciao Carlo, e chiaramente grazie per la tua collaborazione e grazie anche, complimenti per la tua rivista Scifondo, che consideriamo chiaramente il giornale per lo scifondo italiano. Grazie. Come ti senti, Carlo? Tutto bene? Dove sei? In che posizione ti trovi, Carlo? Quindi dopo le gallerie, quindi vedi già la discesa verso Fiammes. Allora adesso tu non lo puoi sapere, ma te lo diciamo noi, i tuoi dati, praticamente parametri sportivi e del corpo. Allora andiamo a vedere con il battito cardiaco. 134 battiti in questo minuto, ti trovi in discesa e sei allenato, bravo, 134 battiti. E poi? 38 atti respiratori al minuto, stai respirando 38 volte in un minuto, si vede che sei rilassato, Carlo, spingi di più. Hai una temperatura della pelle sul sensore di 36 gradi, quindi possiamo dire che non c'hai la febbre e non sei neanche in preassideramento, stai andando molto bene. E poi altri dati? In questo momento sei in posizione verticale, ma non perché ti guardiamo da satellite, perché i sensori ci stanno facendo vedere che sei in posizione verticale, quindi non è che proprio ti dai tanto da fare. Facciamo un esperimento, prova leggermente ad aumentare le spinte e prova a metterti in posizione tipo uovo, così vediamo in telemetria se il sensore viene recepito.
Sono aumentati di 5 battiti al minuto, aumentato di 5 battiti al minuto e vediamo che la tua posizione adesso è in posizione, non dico da uovo, ma comunque da spinta con le braccia all'indietro. Questi altri dati, bene Carlo, come va? Tutto ok? Ok, allora intanto grazie Carlo, ti aspettiamo l'arrivo e salutiamo chiaramente la dottoressa Setsu che aspettiamo anche qui l'arrivo e ringraziamo per questa tecnologia di dati telemetrici corporei di un concorrente. Il futuro forse ci farà vedere che ogni concorrente potrà dotarsi di questi apparecchi elettronici e praticamente tranquillamente da casa vedranno questi dati. Abbiamo percepito i valori fisici di Carlo Brena. Bene dottoressa, allora una sfida anche per i concorrenti e anche un invito allora che coloro che volessero provare queste tecnologie, chiaramente prima una bella visita cardiologica, venire al terzo o quarto piano normalmente dell'Istituto Codivilla Puti, nel bellissimo nuovo reparto di cardiologia, e così lei potrà dare anche più dati e più parametri. Questo ovviamente è l'invito, è rivolto a tutti gli appassionati dello sport, chi volesse eseguire dei controlli più accurati, e questo noi veramente lo consigliamo a tutti per la sicurezza e per fare lo sport divertendosi ma senza correre dei rischi. Quindi l'invito è veramente rivolto a tutti, attività fisica, in sicurezza, con controlli e tecnologia che oggi ci aiuta veramente a fare cose. Benissimo. Caso, una gara così tra gallerie, passi, seguita in ogni istante, veramente divertente. Ottimo, anche. Allora se arriva anche in zona gara provvederemo magari vis-à-vis, quindi live, a chiedere altri dati tecnici. Intanto grazie dottoressa. Salutarmi. Adesso seguiamo gli ultimi atleti che stanno passando a Cima Banche, abbiamo l'ultimo gruppo che è al cimitero di guerra e poi arriviamo tutti alla linea. Perfetto, così c'è anche un dato, c'è anche da sempre, parlavamo spesso anche dietro, ti conosco, fortissima forza, oggi ho detto la faccia bella, adesso finalmente mi sento la bocca, che già la posizione che si trova, visto che però non c'è forse una soluzione che si trova a arrivare qui dentro la cortina in marcia state. Ci credevo, però stamattina visto l'ordine di partenza, ho visto dei miei ex colleghi dei corpi militari molto forti, ho detto proviamo, non sapevano benissimo come è riuscito a fare un cambio di incognita, partiti pronti via, ho sentito subito che era una giornata buona, di siano perfetti quando passavano avanti a dettare un po' il sempre col motore. Sì, ciao Paola. Come è andata? Fredda. Miglior reclamo da parte di quelli che faccio fatica a ripigliare. Che è molto importante. Poi è una cosa giusta, è vero, anche tu. Perché dopo che hai fatto l'atleta sei stato anche un grande motivatore del comitato. Dicevamo e abbiamo commentato live il suo arrivo in telemetria, abbiamo misurato i suoi battiti cardiaci, temperatura, perfino la posizione, e temperatura corporea eccetera, e insieme alla collaborazione della dottoressa cardiologa, dottoressa Tiziana Setto, anche quindi Carlo Brena ha fatto già da test a questa prima uscita sugli sci in una gran fonda con la telemetria elettronica. Come è andata Carlo, a parte tutto, la pista tu che te ne intendi, ricordiamo Carlo grande per sempre tanti anni, il redattore stampa del Doviato, di tante altre gran fonda, ma soprattutto editore e il Deus macchina della rivista Shimoto. Andata bene, molto bene. Adesso va meglio però. Devo dire,
è sempre una gara fantastica, è meravigliosa. Oggi mi sono sentito un po' un criceto, un po' sotto esperimento, una caglia, ma ero felice di mettere a disposizione il mio corpo della scienza. A parte questo, sono stato circondato da decine di fondisti, colleghi, amici, pertanto oggi la possiamo annoverare come una bella giornata. No, io lo voglio subito, Tra l'altro tu non sai che io sono... una specie di... Tra l'altro non sono neanche tanto preoccupato, sono interessato a sapere come sto. Per cui io sono quasi 20 anni che faccio un check-upone completo all'anno, molto intenso. E poi ho dei periodi abbastanza lunghi in cui mi misuro la pressione, vari momenti della settimana, della giornata.